Allora, siamo qui a Pellestrina, stiamo facendo informazione sul nostro programma elettorale e dopo vi presenteremo anche i nostri candidati. Approfitto per fare il resoconto delle commissioni a cui ho partecipato questa settimana, come faccio ogni fine settimana. Lunedì c'è stata la prosecuzione del dibattito sull'ex centro civico di Via Poerio, che si vuole destinare ad attività di ristorazione e attività correlate quali formazione sulle abitudini alimentari o anche formazione nel campo culinario, appunto. Martedì c'è stata una commissione sui musei civici. È stata illustrata l'attività didattica dei musei civici, il bilancio e infine è stato trattato l'argomento della riduzione degli orari in alcuni musei cosiddetti minori, non per importanza ma per numero di ingressi. C'è stata poi una commissione su diverse interpellanze presentate da un gruppo di minoranza, sempre sul tema delle consulenze nelle società partecipate. L'assessore ha letto una risposta, letta neanche illustrata, talmente lunga, articolata e complessa, è andata avanti un'ora, che dei commissari nessuno l'ha capita, tant'è vero che sono stati stesso i suoi consiglieri a fermarlo perché appunto non si riusciva a capire cosa stava dicendo e non ha seguito il necessario dibattito e discussione. Morale della favola è stato come non trattarle. Infine, l'ultima commissione della settimana a cui ho partecipato è quella sul regolamento del Consiglio Comunale che stiamo rivedendo. Una delle novità che si vogliono introdurre è il divieto di fare riprese in Consiglio Comunale. Oggi possiamo fare dei video e delle riprese, si vuole vietare questa cosa. Lì ho sollevato obiezioni molto forti e credo che tutta la cittadinanza dovrebbe opporsi, perché stiamo andando in una direzione di una maggiore democratizzazione, di una maggiore trasparenza e la casa di tutti i cittadini deve essere totalmente trasparente. Le riprese, nella misura in cui non danno fastidio, danno la possibilità all'esterno di seguire le vicende del Consiglio Comunale.